Ciao amici di Team Music, sono Alessandro Alicandri e questa è Alta Fedeltà. La playlist che vi presento adesso è molto molto particolare perché si intitola Sanremo Lose Like a Champion. Come forse sapete, noi di Sorrisi non solo amiamo e veneriamo il Festival di Sanremo, ma ne siamo ossessionati, ne parliamo tutto l'anno, tutti i giorni, quindi la scelta era assolutamente scontata. Quelli che ho scelto sono brani che, no, non hanno assolutamente vinto il festival, sono arrivati a metà classifica, a volte anche al fondo della classifica, ma alla fine il pubblico li ha premiati nei mesi e negli anni successivi. I brani che ho selezionato sono in ordine cronologico, quindi in ordine di partecipazione alla gara. Una cosa è certa, nessuno di questi brani ve lo siete scordato. A volte qualche giornalista se l'è scordato, ma il pubblico no. Vasco Rossi, dagli artisti e dagli addetti ai lavori, è sempre stato considerato uno che non ha proprio vinto il Festival di Sanremo, anzi, non solo è arrivato quasi sempre tra le ultime posizioni, ma ha creato anche qualche scompiglio sul palco. È proprio il caso di Sanremo 1983, dove, presentandosi per la seconda volta con il brano Vita Spericolata, a metà esibizione se ne va. Se c'è una cosa peggiore di arrivare in fondo alla classifica è arrivare al centro della classifica perché nessuno se lo ricorda. È il caso di Eros Ramazzotti che nel 1985 partecipa con il brano Una storia importante. Voi direte, ma come ha fatto a non vincere? È un brano che conoscono praticamente tutti. Arrivò sesto, ma subito dopo la gara il successo divenne europeo. Quelli furono i primi passi per quello che poi è diventato in pochissimo tempo una popolarità internazionale. Il brano, che parla di una forma d'amore che si può applicare ad una relazione piuttosto che a qualsiasi forma d'amore universale, pare abbia nella melodia un ricordo di un coro calcistico. Sembra incredibile, ma poi a tutti gli effetti anche il tifo calcistico è una forma d'amore. Nel 1989 Mie Martini partecipa al Festival di Sanremo con Almeno tu nell'universo. Se provate a cercare sul web altre versioni del brano, ne troverete decine, alcune bruttissime. La verità è che la versione originale è difficilmente imitabile. Mie Martini arrivò in quel festival nona e la canzone è molto particolare perché rimase ferma dopo essere stata scritta e depositata in SIAE per più di 10 anni, quindi nessuno cantò quella canzone per tantissimo tempo e oggi è considerato un capolavoro della musica che tutti amano. Max Pezzali partecipa per la prima volta al festival nel 1995 e lo fa da solo perché, come immagino vi ricordiate, c'era Mauro Repetto che a un certo punto, l'anno prima tra l'altro, lascia il duo e lui rimane da solo. Quindi a tutti gli effetti quello era un rilancio. Voi considerate che nella stessa edizione partecipò anche Fiorello con la canzone Finalmente tu. Indovinate chi ha scritto quella canzone? Max Pezzali, ok, non è un problema, ma il secondo autore chi è? Mauro Repetto, una storia fantastica. In quel festival arrivò ottavo. Nel 1997, io se non ricordo male andavo alle medie e tra i corridoi della scuola non si cantava altro che Laura non c'è. Dappertutto, chiunque, quel brano che aveva partecipato al Festival di Sanremo pochissimo tempo prima è diventato subito un tormentone. Laura non è una persona che esiste, ma noi tra ragazzini dell'epoca ritenevamo che Laura fosse Laura Pausini. Non mi chiedete il motivo, dimenticate questa cosa che vi sto dicendo. Ci va un bel coraggio a partecipare al festival portando la dance. Gli Eiffel 65 l'hanno fatto nel 2003 con il brano Quelli che non hanno età. Sono arrivati solo quindicesimi. Sono saliti sul palco, sembravano dei matti a chi non conosceva il fenomeno, ma loro sono arrivati lì da eroi, perché non solo l'Italia, ma tutta Europa e anche fuori dai confini europei erano delle star assolute.
Vi ricordate quando l'orchestra nel 2010 lanciò in aria gli spartiti in atto di ribellione? Ecco, il motivo della ribellione era l'esclusione dalla finalissima di Noemi. La canzone che ha portato quell'anno era Per tutta la vita. Considerate che lei è l'emblema di questa playlist, perché non ha vinto X Factor, ma è diventata famosa con X Factor. Non ha vinto Sanremo, ma quel brano ebbe dei risultati assolutamente equiparabili a quelli del vincitore. Nel 2013 Max Gazzè portò sul palco dell'Ariston Sotto casa, un brano che arrivò settimo. È un brano stranissimo perché, mi sono fatto un conteggio, ha 385 parole in 4 minuti. Neanche i rapper fanno dei brani così complicati. Eppure quel brano, che racconta in maniera un po' surreale la visita di un evangelizzatore al citofono, ebbe un successo clamoroso subito dopo il festival. In quell'anno la giuria di qualità lo glorifica, il pubblico un po' meno. Dopo il festival ottenne le sue soddisfazioni e quel brano viene certificato doppio disco di platino. È stato un anno stranissimo per Lorenzo Fragola. A fine 2014 vince X Factor e pochissimi mesi dopo si ritrova sul palco più importante d'Italia. La canzone è Siamo uguali e arriva solo decima. Considerate che ci furono un sacco di pregiudizi su quella sua partecipazione, perché lui da esordiente arriva come campione direttamente in gara tra i big, quindi probabilmente questa cosa non ha aiutato. Eppure alla fine ottenne la certificazione doppio platino, la stessa del Volo, cioè dei vincitori. I Boom Da Bash sono un caso emblematico. Loro arrivano per la prima volta al Festival di Sanremo con la canzone Per un milione e arrivano undicesimi. Apparentemente nessuno se li è considerati, ma la verità è che subito dopo quel brano diventa un successo incredibile. Considerate che quella canzone è stata scritta dalle stesse persone che hanno creato la mega hit Roma Bangkok, quindi come poteva essere altrimenti? Bene, siamo arrivati alla fine, potete ascoltare il mio podcast su Team Music e tutte le canzoni che ho scelto per voi. Ciao!